Ciao, oggi vi voglio parlare di primavera. Ok, lo so, siamo ancora chiusi in casa, però questo non ci vieta di sognare di fare shopping. E quindi oggi ho deciso di farvi un riassunto di quelle che sono state le Fashion Week di Milano, Londra, Parigi e New York, dove nascono le tendenze, gli stili e i colori. Noi tra pochi giorni vi presenteremo She's, la nostra nuova collezione moda capelli, ed è proprio dalle Fashion Week che abbiamo preso ispirazione. Quindi oggi vi faccio un riassunto. Innanzitutto vi voglio parlare di quello che ha fatto stradiscutere, come per esempio Rihanna. Non tanto per la collezione moda di abiti che ha presentato, che si chiama Savage Fenty, ma per tutto lo spettacolo che ci gira attorno. Ha creato veramente uno show con tanto di artisti vari. Vi consiglio di vederlo su Amazon Prime Video. Poi, un'altra cosa assolutamente da vedere, spettacolare, Chanel con la sua sfilata sui tetti di Parigi. La nuance che inaugura la nuova decade è un punto di blu, a detta di Pantone. Profondamente rilassante e riconoscibile, che sta bene un po' a tutte. Poi un sacco di stilisti hanno presentato farfalle dappertutto, molto glam. Fiori delicati su abiti lunghi presentati da un sacco di stilisti danno il meglio di sé. Per non parlare del verde presentato alla sfilata di Valentino, un abito estremamente femminile, plissettato, spettacolare. Ma il verde non è un verde normale, è un verde neon. Si riconferma il denim, presente in tutte le sfilate, il jeans va alla grande anche quest'anno. Lo stile diventa creativo, con questi tessuti che sembrano quadri astratti. Ma il vero must della primavera sono i trench, capo su cui puntare assolutamente. Per non parlare poi del maschile monocolore, presente tantissimo nelle sfilate delle Fashion Week. Per quanto riguarda gli accessori, abbiamo un sacco di foulard quest'anno, come le pin-up anni 50 o le Gypsy Girls anni 70. Per chi è nostalgica, torna la tracolla, in tutte le versioni, super versatile per tutti i gusti. Un'altra cosa che abbiamo stravisto nelle passerelle sono le catene, lucidissime, da portare al collo, ai polsi, in tutte le versioni. E poi, per quanto riguarda le scarpe, anfibi contro stivali. I sandali possono aspettare. Bene, come al solito, spero di esservi stata utile e di avervi fatto sorridere. Questa è una carrellata per la primavera 2020. Non dimenticate di sognare e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!